Siamo in guerra da stamattina con ministri, giornalisti, Farnesina, non si capisce niente. E comunque alla fine oggi pomeriggio li hanno buttati fuori dall'Italia. Ci dobbiamo vergognare, vergognare, vergognare che una bandiera italiana viene buttata via, dice andatevene in Francia. Adesso sono in navigazione per la Francia e non so domani cosa succederà. Quella che abbiamo appena ascoltato è la testimonianza, inviataci via WhatsApp, dal papà di uno dei marittimi italiani che compongono l'equipaggio della Costa Diadema, la nave che, nonostante l'impegno incessante della società di navigazione, da giorni non riesce ad attraccare in Italia, neppure nella giornata di ieri, quando si è sperato sino alla fine di poter attraccare a Civitavecchia, una speranza vanificata dall'ok che non è mai giunto. E così la nave è stata costretta a puntare la prua verso la Francia, in direzione Marsiglia, senza che agli italiani a bordo sia stata data la possibilità di scendere, da non credere. La cosa che preoccupa di più è che a bordo ci sarebbero dei marittimi risultati positivi al coronavirus e questo rende l'odissea dei lavoratori ancora più drammatica. Tra il personale di bordo ci sono anche degli ischitani ed un procidano, Domenico Strazzi, che ai nostri microfoni, oltre a raccontarci l'odissea che stanno vivendo in questi giorni, ha espresso tutto il suo rammarico per il fatto che il governo italiano non gli abbia ancora consentito di sbarcare nel nostro paese. Gennaro, innanzitutto grazie di tutto. Tu sai, già abbiamo fatto qualche intervista all'epoca di Enzo, dei marittimi sequestrati, e io già dissi all'epoca che ce l'avevo col governo perché non ci tutelavano i marittimi. Adesso ne ho la piena certezza, in quanto noi siamo una nave battente bandiera italiana e siamo partiti da Dubai. Da Dubai siamo partiti e siamo arrivati in Mediterraneo. Nel Mediterraneo abbiamo sbarcato a Cipro un nostro collega che era positivo, che è risultato positivo. A bordo penso che ci sia più di qualcuno, però niente di ufficiale, cioè tutto di ufficioso. Noi siamo rimasti con un solo dottore perché a Dubai avevamo sbarcato già il primo caso di coronavirus accertato, che era appunto il secondo dottore di bordo. Allora, adesso siamo arrivati in Italia, a Gioia Tauro. La compagnia, quando abbiamo passato lo stretto di Messina, ci ha chiamato, ci ha detto di dirigerci verso Gioia Tauro, in quanto avrebbero fatto imbarcare un secondo dottore appunto per dare un sostegno anche al dottore che c'è a bordo. Siamo stati per più di 2 ore fermi, no, fermi a girare come le trottole fuori il porto di Gioia Tauro. Dopo 2 ore. Ci hanno detto che ce ne dovevamo andare, quindi non abbiamo più imbarcato il dottore e ce ne siamo andati con direzione Civitavecchia. Durante la navigazione poi c'è stato detto che non andavamo più a Civitavecchia, poi dopo c'è stato riconfermato Civitavecchia, siamo arrivati stamattina fuori le acque di Civitavecchia. Non ci hanno dato il permesso di entrare nelle acque territoriali. Nelle acque nazionali. Noi siamo stati tutta la mattina, tutta la giornata di oggi, fino alle 17, 17 e qualcosa, alle 16, fino alle 16, scusami, a girare come le trottole aspettando il permesso per entrare nel porto di Civitavecchia e che alla fine ci è stato negato. Io quello che non mi fa, che mi fa incazzare, che adesso ho proprio il cuore, cioè sono proprio avvelenato. È che appunto noi siamo una bandiera battente, bandiera italiana, con persone di varie nazionalità, tra cui anche italiani a bordo, e tutti questi italiani che siamo a bordo, noi paghiamo le tasse al governo, il quale con questi soldi ci dovrebbe tutelare appunto in questi casi di emergenza, e non lo fa. Anzi, ci hanno cacciato da ben due porti italiani e adesso ci hanno dato il via per andare a Marsiglia, che non sappiamo ancora se entriamo o no. Questa è la cosa peggiore. Io prima, quando sentivo penso hai letto il mio post, e quella è tutta la realtà. Quando sentivo il nostro inno bello, mi alzavo, lo cantavo, mi mettevo la mano, ora da oggi in avanti non lo farò più. Prima che passavamo Messina, hanno fatto entrare un barcone di clandestini. A noi, bandiera italiana,
ci hanno negato di entrare, ci hanno negato l'assistenza sanitaria, cioè oltre a questo, sì, la situazione sarà critica in Italia, senz'altro, come critica in tutto il mondo, però loro hanno violato un diritto del marito, un diritto del marittimo, cioè non ci vogliono dare assistenza.